Volevo dire che mi pare che manchi il senso delle proporzioni e anche la definizione perfetta delle cose. Se c'è una cosa che non è Fiano, è fascista. Per se c'è una cosa a cui assomiglia, è essere comunista. Comunista, che è il partito da cui nasce poi quel segmento che oggi si chiama PD, fa riferimento a un dato un po' più pesante di questi che al caffè, al bar, fanno esaltazione, battute idiote. Parlo della Corea del Nord, che è una minaccia globale al mondo e alla civiltà con le testate atomiche, che non sono idee, sono armi che partono. Certo. Non capisco perché contro quel mondo comunista non c'è la stessa intransigenza. Ed è attuale, posso parlare, è di oggi. Insieme a Cuba posso parlare... Ora te lo spiega Mauro, eh. Comunista, posso parlare... I diritti umani non sono rispettati al massimo grado a Cuba, e in Corea del Nord. Amnesty International ha indicato che il livello dei diritti umani più basso al mondo è in Corea del Nord, caro comunista. Quindi discuti di quello, parla della tua famiglia, non attaccare quattro comici ridicoli al bar con l'Abruzzo. Non sono quattro comici ridicoli, sono pericolosi. C'è la bomba atomica, c'è la violenza, lì c'è. Parla di quello! Sì, sì, puoi rispondere, calma. Due comunisti che sono contenti e orgogliosi di una storia criminale. Quanto, se posso chiudere, alla questione generale della legge Fiano, ottima, buonissima, meravigliosa, vorrei leggerne una parte che dice questo. La legge sanziona chiunque promuova e organizzi sotto qualsiasi forma la costituzione di un'associazione, di un movimento, di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità di riorganizzazione del disciolto partito fascista, oppure pubblicamente esalti, esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. C'è tutto qua, legge Scelba del 52, la tua è retorica, c'è tutto qua. Tutto, la tua è retorica, autopropagandista. Bastava la Scelba, dice Sgarbi, non c'è bisogno di aggiungere altro. Durante il fascismo. Ma tu parli di retorica, che stai parlando della Corea del Nord. Oggi contro chi cazzo lotti? Lotta contro la Corea del Nord. Libero del mondo. Lotta contro il comunismo del Congo. Posso sentire, scusate, voglio sentire, io voglio sentire Vauro sulla Corea del Nord. Voglio sentire Vauro. Il comunismo oggi è molto più minaccioso del fascismo. Benissimo. Vittorio, un attimo solo. Che Mauro ti deve parlare dei comunisti. Mauro ti deve parlare dei comunisti. Così sbagli un attimo. Hai detto chi è orgoglioso di essere comunista? Sono orgoglioso di essere un comunista italiano. Perché i comunisti italiani della resistenza e dopo con le leggi sul lavoro hanno fatto sì che questo paese fosse talmente democratico che può rimanere a dire le tue cazzate. E lo devi ai comunisti italiani. Buoni, vergognati. Buoni. Tu comunista, vergognati. Altro che quattro relitti fascisti. Vergognati tu. Calma. Non si capisce niente. Piano Masso dalla Democrazia Cristiana. Mi piace quando sbavi, mi piace. Un esempio che... Sono ancora più orgoglioso di essere comunista quando faccio sbavare gente come te. Va bene. Compagno Sgarbi. Allora, scusa, ma facciamo sei orgoglioso di essere un criminale, sei orgoglioso dei criminali, sei orgoglioso dei criminali, degli assassini, di loro sei orgoglioso. Va bene. Scusa, ma facciamo una battaglia. Scusa, buone. Io sono orgoglioso di Enrico Berlinguer, che tu non puoi neanche nominare, hai capito di chi allora, sono orgoglioso? Di Enrico Berlinguer. Fate parlare anche noi. Scusate, allora, ora riporto l'ordine, calma. Scusa, ora gli parte un embolo però a Sgarbi. Un attimo, Sgarbi. Sgarbi, ascolta, faccio un cazzo. Vittorio. Comunista. Sì, lo so. Te l'ho detto io. A dare del comunista a Mauro si sa, fargli un complimento, non è che... Non mettiamolo in burletta, scusate. No. Torniamo un attimo. Questi qui hanno il caffè, vi prego. Torniamo un attimo alla discussione seria. Mi abbassate lo studio.